Allora, il periodo politico anni 70, io mi ricordo quando siamo entrati, tanti scioperi, subito come siamo entrati, ci siamo subito messi a fare gli scioperi. E una cosa che volevo così dire, che mi ricordo, io ero un'impiegata come la signora Cantini, gli impiegati facevano meno sciopero degli operai, cioè gli operai quasi tutti facevano sciopero. Noi impiegati non tutti facevamo sciopero, però noi eravamo due che l'abbiamo sempre fatto, tanto per puntualizzare. E l'atmosfera, quella delle bombe, mi ricordo che facevano le ronde, che proprio gli operai si erano messi d'accordo e facevano delle ronde in città. Io ho incontrato mio marito che lavora, che ha lavorato nello stabilimento lavorando nel 72 e mi ricordo queste cose, mi ricordo di questi ragazzi che dicevano che andavano a fare queste ronde in giro. Insomma, l'atmosfera certo era molto, molto tesa per quel poco che mi posso ricordare io, era certo non era un bel vivere, su questo non c'è dubbio. Io quando sono entrata nel 70 ero la segretaria di un dirigente ed era un dirigente che amava molto il gioco del calcio. In stabilimento, oltre alle squadre che giocavano tra di loro, si faceva durante l'estate una squadra come i Talsider e faceva i tornei amatoriali d'estate contro le altre società. E anche questo era una cosa molto aggregante perché tutti andavamo a vedere le partite, e si faceva il tifo, certe persone che giocavano erano veramente bravi, cioè vincevamo dei premi questa era di nuovo un bel modo per il sociale. Si giocava nel campo del Sacro Cuore, si giocava nel campo di Vado, che c'era un campo, un piccolo campo. Altri posti non me li ricordo. Vabbè, comunque questo. E io questo me lo ricordo perché essendo la segretaria di questo dirigente mi interessavo anche di queste squadre di calcio. Io ero la segretaria del direttore, ma il direttore in stabilimento era anche il presidente del circolo. Io mi ricordo che allora si facevano delle gite sociali al mattino alle 7, si metteva fuori la gita. E si diceva che era aperto dal mattino alle 7:30. Io arrivavo in stabilimento a quell'ora e avevo già la fila nel corridoio. Riempivamo pullman da 50 nel giro di una mattinata, cioè cose che adesso sembrano impensabili. C'era questo dottore dentro nello stabilimento, anche se tu ti facevi una stupidaggine in stabilimento, avevi sempre il dottore per poter fare, se avevi qualcosa da farti vedere anche. Cioè non stavi bene, potevi andare dal dottore in stabilimento. Il sociale era molto tutelato, secondo me, cosa che purtroppo si è persa, che ormai anche quei pochi stabilimenti che ci sono, non so cosa ci sia di sociale, mi sembra che hanno perso tutto. Noi abbiamo fatto, io delle volte ci penso vedendo le cose che sento in giro, noi abbiamo fatto tanti scioperi per ottenere tante cose e negli anni è stato tutto mangiato, è stato di nuovo tutto rimangiato e non c'è più. La trasformazione della fabbrica, ci siamo accorti piano piano, in effetti, che le persone non venivano reintegrate, se andavano via, si capiva che c'era questo malessere. Però c'era sempre qualcuno che diceva: "Ah, ma è una vita che dicono che questo stabilimento chiuderà e vedrai che non chiude." Cioè, era una cosa vecchia a volte, si riparlava di queste cose anche tra di noi, ma sembrava una cosa di non grande importanza. Poi negli anni quando è diventata privata, devo dire che prima di diventare privata c'è stato tante discussioni in giro. Tanto cercare di convincerci che comunque lo stabilimento sarebbe andato avanti. E devo dire che io ero una di quelle che ci credevo, nel senso che non avevo paura di dire andiamo coi privati, lavoriamo, facciamo quello che dobbiamo fare. Io ero una prima di quelle ottimiste che pensavo che la cosa sarebbe andata avanti e non sarebbe successo quello che poi è successo. E invece poi dopo è stato terribile, specialmente per noi che eravamo
a livello di appunto dei dirigenti, a livello noi impiegati, anche gli operai, per l'amor del cielo, ma anche noi abbiamo subito i primi mobbing. Noi non sapevamo ancora cosa fosse, ma noi siamo stati i primi a subirlo a Savona, perché tutti ci hanno messo in posti, trovandoci delle scuse ovviamente, in posti meno non meno importanti, meno che ti davano meno soddisfazione di doveri prima lavorare. Noi eravamo in direzione, sapevamo quello che succedeva e ci siamo accorti subito che queste persone erano venute solo per chiudere lo stabilimento. Ce ne siamo accorti, siamo state le prime a accorgersi. Pensate che io ero in stabilimento con mio marito e mi sono ritrovata con un mese, come fosse questo mese, due stipendi, il mese dopo due casse integrazioni. Due casse integrazioni che sono arrivate dopo 14 mesi. Io questo me lo ricordo perché è stato un periodo terribile. Voi immaginatevi una famiglia con una figlia piccola e noi due che ci siamo trovati da un mese all'altro a non avere più un'entrata. Cioè, il mese prima avevamo lo stipendio, il mese dopo non avevamo niente. E questo devo ringraziare i miei genitori che ci hanno aiutato ovviamente. E noi siamo stati i primi, come ho detto prima, a subire questa questione di mobbing. E noi che eravamo impiegati a livello direzionale, ce ne siamo subito resi conti, perché questi direttori erano diversi da quelli che c'erano prima, questi dirigenti di reparto erano diversi, davano importanza a cose che non avevano importanza e non cercavano di portare avanti altri discorsi, di andare a cercare lavoro, come facevano i dirigenti prima, di cercare di far lavorare la gente. No, per loro era importante che ci fosse tutto bello pulito. La cosa importante era quella. Per dire, no? Un dirigente era quella, non so. Oppure il fatto di noi di svilirci, di metterci in posti a fare delle cose stupide, ripetitive, proprio mobbing. Io l'ho sempre detto, noi siamo stati i primi a Savona a provarlo, poi piano piano purtroppo altre fabbriche, altra gente in altri posti, però noi siamo stati i primi. Io sono di seconda generazione. Mio padre era entrato in stabilimento negli anni 30, penso, e lui ha sempre lavorato come operaio e si è sempre, lui diceva che ovviamente quando siamo entrati noi, quando c'erano loro, c'erano i guardiani che prendevano il tempo, guardavano persino quando queste persone andavano in bagno. Per cui i tempi che ci raccontavano loro, io adesso tutto non me lo ricordo, ma erano al confronto nostro una cosa inimmaginabile. E ti controllavano, cioè il mangiare, dovevi mangiare in quel poco tempo che avevi. Durante la Resistenza, mio padre mi raccontava che in stabilimento c'era gente che avevano smontato delle macchine che servivano per lavorare e nascoste. Perché non gliele portassero via, perché non le distruggessero, proprio anche queste cose facevano in stabilimento, voglio dire. E gli anni 50, gli anni della lotta, loro hanno lavorato. Mio padre mi raccontava che avevano lavorato mentre occupavano lo stabilimento per dei lavori fuori. Ad esempio, mi ricordo che mi aveva raccontato che una delle famose inferriate del cimitero di Savona, le più vecchie ovviamente, le avevano fatte loro, operai loro, che avevano fatto questo lavoro nel periodo che erano stati dentro lo stabilimento, insomma, per occuparlo. E poi alla fine i soldi che avevano recuperato è quando hanno poi fondato la famosa Aldo Cailani, cioè hanno fondato l'Aldo Cailani e hanno comprato la famosa colonia su a Salice Dursio, dove io sono sempre andata da bambina, sono sempre andata in colonia, ad esempio, è una cosa che io ho sempre fatto, mi sono sempre trovata bene ed erano tempi meravigliosi per noi che eravamo figli di operai, che non saremmo mai andati in montagna, allora queste cose erano molto importanti. Allora tantissime in Italia, tutte queste grandi fabbriche avevano il posto in montagna, però noi lo avevamo comprato dai nostri operai, non era la direzione. Poi dopo è stato gestito insieme, però
però era stato comprato dai nostri operai. Questo me lo ricordo perché era una cosa che mi aveva raccontato mio padre. Lo stabilimento per la città è sempre stato molto importante, perché erano talmente tanti che ovvio che sia a livello di negozi, sia a livello di manifestazioni, eravamo importanti noi allora quando giravamo per la città. Allora, era un bel ambiente, almeno fin quando non sono arrivati i privati, non parliamo di quel periodo lì terribile. Però io mi ricordo di un bel periodo, per me andare a lavorare era un piacere, cosa che non sento più in nessun giovane che conosco, perché vanno con molta fatica a lavorare. Per me era un piacere, per tante persone era un piacere andare in stabilimento, perché l'ambiente non era così, cioè era un bel ambiente tutto sommato, era un bel ambiente nel confronto delle altre persone che lavoravano con te ed era un bel ambiente anche, vabbè, poi ci poteva essere sempre il capo, diciamo, terribile oppure quello peggio di un altro, però nell'insieme era un bel ambiente e la gente, io mi ricordo, veniva volentieri a lavorare in Italsider. Io mi ricordo quando sono entrata io in Italsider, dicevano che a Savona il posto migliore, il primo era il porto, anche come economico, e il secondo era l'Italsider. Infatti io mi ricordo, questo è un ricordo personale, quando io ho fatto questa selezione, l'ho fatta perché ovviamente mio padre ha spinto perché io la facessi. Io personalmente lavoravo in una ditta dove mi trovavo molto bene, io lavoravo in Ferragna e mi trovavo molto bene perché avevo anche l'opportunità di parlare inglese, eccetera. Io a quei tempi lo sapevo molto bene, mi piaceva. Però mi ricordo che mio padre mi aveva detto: ma non puoi non farlo, fare una selezione in un Italsider era, insomma, era al posto d'oro a Savona, per capirci.